Bene, continuiamo il lavoro sul quarto Lu, quindi proseguiamo il nostro studio approfondito della forma. Allora, anche qua partiamo da dove siamo arrivati, quindi rivediamo il lavoro fatto in precedenza. Qui è dove siamo arrivati. Quindi ripartiamo da qua e vediamo lo studio che faremo quest'oggi. Ok, questo è il nostro lavoro di oggi. Rifaccio anche dalla parte opposta, ripartendo dalla forma. Qui è dove siamo arrivati. Bene, allora, eravamo in questa posizione, come abbiamo detto molte volte, quindi un momento di sospensione in cui mi ritrovo con le braccia tutte e due diritte e farò un quarto di circonferenza con la mano sinistra e un quarto di circonferenza con la mano destra, assieme, contestuali. Mi metto frontalmente, così la cuore vi aiuta. Quindi come se fossi così, non guardate per il momento la posizione delle gambe, un quarto di circonferenza della mano sinistra, un quarto di circonferenza della mano destra. La mano sinistra finirà in questa posizione che abbiamo già visto in precedenza, quindi partirà da qui e finirà in questa posizione, col polso leggermente ruotato, quindi così, e ruoto in questa posizione. La mano destra invece sarà un pugno chiuso appena al di sopra della fronte. Braccio diritto, non ci sono rotazioni qui invece del polso, che come vedete rimane diritto. Ok? Neanche in questo senso, né in questo senso, né in questo senso. Diritto. Ve lo dico perché c'è una forte tentazione a fare lo stesso gesto con le due mani, per cui quando arrivo qua sopra, siccome la mano sinistra farà questa rotazione, tentiamo di fare la stessa cosa con la destra. Ricordiamoci di questo aspetto. Quindi sono qui, un quarto di rotazione mano sinistra e concludo con questa tecnica, un quarto di rotazione con la mano destra e concludo in questa maniera. Il peso va completamente indietro perché io ho intercettato un pugno qui, lo porto verso basso e questa è la tecnica. Così come nella tecnica simile precedente ma dall'altro lato, mentre è aperto, sono aperte le nostre anche, quindi qui ho una posizione aperta, faccio vedere frontalmente così vi rendete conto, questa aperta non è così. Alla fine della tecnica il tronco ruota, quindi arrivo qui e il tronco ruota, ma devo conservare un po' d'aria qua. Quindi devo fare attenzione a non chiudere in questo modo, qui c'è pienezza. Ok? Quindi faccio rivedere tutto il gesto, così mettiamo assieme le cose. Uno, due e tre. Lo sguardo in questa direzione. Ok? Vi faccio vedere. Uno, due e tre. Lo facciamo anche posteriormente. Bene. La tecnica successiva è molto interessante perché è un semplice lasciar scivolare in avanti. Quindi
Quindi io qua ho il peso indietro, una discreta contrazione e qui rilasso. Non c'è altro da fare, a dire la verità. Guardate bene la posizione finale delle mani, palmo rivolto verso l'alto, palmo rivolto verso basso. Il massimo dell'estensione possibile, ve lo faccio vedere anche questo frontalmente, non guardate le gambe. Il massimo dell'estensione possibile senza arrivare alla rigidità. Quindi qui è davvero ancora una volta prendere spazio. Là, avanti bene, ok? Quindi fatto questa tecnica. Il corpo scivola in avanti, quindi quello che avviene è semplicemente che qui ho un po' forzato nel mio fare la tecnica, ora lascio solo scivolare in avanti, quindi lo spostamento del peso avviene senza una spinta, è frutto di un rilassamento. In questa posizione sono rivolto verso dietro e lascio solo scivolare in avanti, nient'altro. Cambio posizione, magari lo vedete meglio, sì, da qui dovreste vederlo. Sono qui, solo scivolare in avanti. Questa è la posizione delle mie mani, solo scivolare in avanti, nient'altro. Uno e due. Uno e due. Ok. Da qui, ancora una volta, rotazione di tutto il tronco che porta in sé tutto il movimento, rotazione. La rotazione porta al fondamento, vedete anche la liberazione del piede posteriore che finisce sull'avampiede, e per un momento ho in mano la mia sfera. Uno, tutto quanto adesso si condensa. Tanto si era espanso nella tecnica precedente, qui è come se tutto venisse richiamato qua. Uno. Ok, con la liberazione del piede, vedete, c'è tutto il tempo di poggiarlo, fare un bel passo a vuoto e fare la stessa tecnica dalla parte opposta. Rivediamo tutta la sequenza. Uno. Mi prendo il tempo. La cosa principale, il passaggio più difficile, è proprio quello di raccogliere l'energia, perché tendiamo a tagliarlo via. Il mio consiglio è invece soffermatevi su questa tecnica. Soffermateci sopra il peso. A livello di esercizio potreste addirittura pensare di sollevare in maniera considerevole la gamba per verificare di avere davvero tutto il peso qua davanti. Se avete il peso tutto davanti, non ci sono perdite di equilibrio, non ci sono tagli, tutto funziona in maniera molto fluida. Uno, due. Altri errori possibili sono fare dei percorsi molto complessi, molto complicati per arrivare a eseguire le due tecniche. Invece è la via più semplice. Guardate, da qui la via più semplice, da qui la via più semplice, ok? Quindi è estremamente importante questo aspetto. Faccio vedere da un'altra angolazione, qua relax, siamo sul quarto Lu, quindi prevediamo di avere a che fare con persone già di una buona esperienza. Quindi questa rotazione non prevede un andare troppo indietro del peso, quindi questa oscillazione avanti e indietro, anche poco credibile dal punto di vista marziale, ma un accoglimento della forza dentro il mio petto. Questo accogliere consente di liberare il piede. E poi eseguo la seconda parte della tecnica. Uno, due e tre.
Mi raccomando, palmo rivolto verso l'alto, quello di fronte a voi, palmo rivolto verso basso, quello dietro di voi. Lo sguardo in avanti. Ok? Bene, qui vediamo una delle tecniche più interessanti che vi faccio vedere frontalmente. Quindi sono in questa posizione. Ok, sarebbe qua la tecnica. Uno. E due. Ma la vedete meglio se la faccio frontalmente. Uno. E due. Ok. La vediamo dettaglio per dettaglio. Il mio peso è abbastanza in avanti, ma in questa rotazione del tronco va ancora un pochino avanti. Forse lo vedete meglio da questa posizione. Guardate, è avanti, ma va ancora un pochino avanti. È più frutto della rotazione del mio tronco. Quindi ruotando il tronco porto ancora più avanti il mio ginocchio, sempre tenendo conto che la punta non deve superare, scusate, che il ginocchio non deve superare la punta dei piedi, per cui è questo, là. Lo sguardo avanti, ma c'è rotazione del tronco. Lo vedete bene frontalmente, eh? Eccolo qua. Questo, là. Là, ho portato avanti al massimo il mio peso. Questa è una forcella. Arriva un pugno e io in certo qual modo lo cavalco. Il passaggio successivo è tutto in un unico tempo. 1, 2 e 3. Cosa vuol dire 1, 2, 3? La mano destra ruota e finisce al fianco, all'altezza della vostra anca. La mano sinistra spinge in avanti. Qui ci sono due scuole di pensiero, chi lo pensa diritto, chi lo pensa laterale. L'idea è andare a spingere o qui, il nostro avversario impedendogli di ruotare, oppure qui sotto, validi tutte e due. Io preferisco quello diagonale perché l'ho studiato così. Quindi, da questa posizione, uno e due. Andare indietro è essenziale perché aumenta la forza della tecnica, ok? Lo vediamo qui così capite bene lo spostamento del peso. Uno e due, indietro, più che posso rimanendo nella posizione. Lo vediamo anche da questa parte. Ok, quali sono gli errori possibili? Il più frequente è quello di esagerare con la spalla, quindi portare troppo indietro la spalla e perdere la tecnica. Quindi sono in questa posizione, vado avanti e porto troppo indietro la spalla. No, è qui a livello del fianco mantenendo la rotondità. Uno. La seconda cosa è non pensare che sia un gesto unico, quindi separarlo, quindi diventa prima uno e poi due. No. Qui, da questo momento, tutte e due le mani si muovono. La destra va al fianco e la sinistra avanti. La terza, terzo errore possibile, è quello di cominciare a indietreggiare già qui. E quindi poi mi trovo con troppo poca escursione di peso. No, qui sto avanti proprio fino all'ultimo e poi vado a fare la terza. Altre difficoltà che abbiamo è nell'andare indietro spingo e quindi mi trovo non radicato. E allora qua invece è relax. Vado indietro rilassando. Uno. L'ultimo errore possibile è quello di perdere la pienezza. Qui la pienezza invece è fondamentale. Uno. E ok. Allora rivediamo tutto quello che abbiamo studiato oggi, quindi siamo partiti da qua, un quarto.
Bene, alla prossima. Grazie.